Tutto dipende dalla tipologia di lavoro che vogliamo fare, cioè se vogliamo essere dei liberi professionisti, quindi avere la nostra struttura che produce un certo guadagno e quindi si può basare sul nostro operato e basta, e quindi lì possiamo avere varie tipologie di prezzi, presto vedremo anche che cosa vuol dire, o se vogliamo essere dei, tra virgolette, dipendenti. Dico tra virgolette dipendenti perché questo lavoro qui, quello che sto facendo io, quello del 3D, proprio quindi quello dell'FX Artist, fatto ad alti livelli, è come essere dei giocatori, giocatori di calcio sostanzialmente, che è molto facile cambiare squadra. Il senso è che ci si chiama, diciamo, gypsy, quindi zingari all'interno di queste società. Che cosa voglio dire? Voglio dire che spesso magari si va a lavorare in una società, si lavora 3 settimane e poi dopo si va a lavorare in un'altra società per una settimana o per un mese, per 2 mesi. Quindi non c'è una stabilità a livello di lavoro, non c'è una stabilità intesa che io oggi inizio a lavoro in un posto e per 40 anni starò in quel posto lì. Personalmente, sono da quando sono nato che io non ho questa mentalità qui. In Italia ho sempre visto molto questa mentalità da parte anche dei miei coetanei che avevano l'idea di dover, spesso nati in un posto, mai mossi da quel posto, e la loro idea migliore è avere il lavoro sotto casa oppure a pochi chilometri da casa per tutta la vita. Personalmente questa non è né stata la mia vita da quando sono nato, né comunque l'idea di lavoro che ho io, perché il lavoro inteso come posto fisso a vita non esiste più. Da una parte è positivo il fatto di poter lavorare con più persone e in luoghi diversi. Questo permette di poter dare una elasticità a se stessi, secondo me. Secondo me, a spostarsi nei vari luoghi e avere anche possibilità di conoscere gente diversa, persone diverse, aiuta a crescere. Poi è logico che magari dopo un tot di anni uno vorrebbe rimanere a casa o comunque rimanere vicino alla propria famiglia, al proprio status di area che si è creato nel tempo. È naturale e ovviamente si augura a tutti di poter fare questa tipologia di vita, cioè quella di poter non spostarsi dal proprio nido sicuro, ok? Se poi uno lo vuole, invece fa bene, secondo me, a spostarsi. Ma ad ogni modo, il lavoro inteso come posto fisso non esiste più e quindi cambiano, a mio modo di vedere, anche le tipologie, a parte le tipologie di figure professionali e le figure di cui c'è bisogno, ma cambia anche la tipologia di come approcciarsi al lavoro stesso. Spesso siamo abbastanza legati alla questione che il lavoro deve essere retribuito ad ore, deve essere retribuito a mese e quindi si perde un po' questa idea, questa visione di lungo termine, di quello che si può creare a lungo termine o di quello che realmente è andare a lavorare in alcune situazioni. Secondo me il lavoro non deve essere una cosa mensile, certo che è naturale che magari ogni tanto bisogna guardare delle scadenze mensili, ma bisogna vederlo in maniera annua. A mio parere, se uno ragiona che deve avere a fine mese un'entrata X, ok, questo discorso adesso lo facciamo per bene, però un'entrata X sicuramente va avuta a fine mese, ma se uno ragiona sull'entrata fissa a fine mese X per tutta la vita, sta ragionando da dipendente, quindi sta ragionando di conseguenza, allora è bene che si trovi una delle poche situazioni da dipendente che ci possono essere in questo settore. Se invece l'idea è quella di ragionare che io devo avere un guadagno per anno, quindi io alla fine dell'anno devo arrivare a coprire determinate spese, quindi io posso lavorare tipo un giorno, magari in un giorno posso fare anche 2.000 euro e il giorno dopo magari non posso fare nulla oppure non posso fare nulla per 4 mesi e il mese successivo, il quinto mese, magari guadagno quanto mi basta per vivere l'intero anno. È un modo diverso di approcciarsi.
È logico che, ora io dirò una cosa che magari è molto discutibile, si dice spesso che il denaro è praticamente è del diavolo, il denaro corrode. È vero, il denaro corrode e spesso se si pensa solo ai soldi non si riesce mai ad arrivare a un obiettivo, non si riesce mai ad arrivare dove veramente vogliamo arrivare. Di conseguenza, secondo me, invece, non bisogna pensare al denaro come un qualcosa che bisogna arricchirsi. Bisogna pensare al denaro come un qualcosa che ci permette di fare determinate cose, ci permette di avere determinati strumenti e ci permette, volendo, di potercela cavare. Più vado avanti, più mi rendo conto che questo lavoro qui, quello che sto facendo io adesso, è un lavoro dove bisogna investire molto, anche a livello economico. E spesso chi investe molto a livello economico, poi, a parte non è detto che investire molto a livello economico, magari sulla propria formazione, generi poi realmente dei frutti, perché sicuramente siamo noi stessi che prima di tutto bisogna impegnarci in quello che facciamo. In secondo luogo, io vedo che magari c'è chi spende molto su una certa formazione e poi dopo non riesce a raccogliere quello che ha speso perché magari ha sbagliato indirizzo, però quell'indirizzo lì magari è il più blasonato di tutti in quella determinata zona e in altri casi invece era meglio andare da altre parti. Ora, senza fare nomi, senza fare generalizzando, io conosco persone che hanno fatto scuole di 4 anni, hanno speso anche 60.000 euro, poi hanno fatto un corso invece da 2-3.000 euro e magari quel corso da 3.000 euro è quello che gli ha dato di più rispetto a un corso a una università proprio specializzata magari in questo settore, magari in un posto che ovviamente non è l'Italia perché non ce l'abbiamo, e quindi hanno avuto magari uno stacco di più rispetto ad altri. Logico è che chi si forma da solo si vede tantissimo. Si vede tantissimo perché si vede proprio all'interno magari delle pipeline di produzione chi magari ha fatto un determinato percorso di studi e quindi ha investito una certa cifra e chi no. Ma non perché uno è vestito in un modo e l'altro ha le toppe ai gomiti, ma perché si vede proprio come ci si approccia magari ai problemi. Quindi magari chi ovviamente magari ha speso di meno o chi è autodidatta ha anche magari quella forza in più di essere un minimo più, come dire, problem solver, di rimboccarsi le maniche e cercare di fare le cose che altri magari fatichi di più. Però alla fine ne guadagni di più perché fai vedere che realmente sai fare le cose, o comunque ti impegni molto di più rispetto ad altri.